Il centro storico della città di Agropoli è il suo oratorio, un progetto pensato diversi anni fa dal parroco Don Carlo Pisani e che grazie all'aiuto di Antonio Di Marco e Vito Rizzo oggi si è concretizzato attraverso un finanziamento regionale. L'oratorio, dedicato a Don Cesare Caradonna, darà l'opportunità ai tanti che ne faranno parte di utilizzare nuove attrezzature tecnologiche, spazi nuovi e attrezzati, anche per diversamente abili. Siamo finalmente arrivati alla fine di questo progetto che abbiamo accarezzato per lungo tempo, fin dal mio arrivo qui ad Agropoli, con l'aiuto, la collaborazione di tutti i miei collaboratori e ovviamente grazie al finanziamento messo a disposizione dalla Regione Campania. Abbiamo ridato una nuova veste a questi locali che, come già dicevo prima, sono sempre stati punto di riferimento per la vita del centro storico e che necessitavano, ecco, di nuovi mezzi, nuovi strumenti adeguati ai tempi per continuare in questa loro missione di luogo d'incontro aperto sul mondo, come sono le finestre di questi locali che spaziano sul nostro bel mare, e così anche noi siamo chiamati a navigare sugli spazi della rete. Luogo d'incontro, luogo dove coltivare e far crescere le buone idee a servizio non solo della comunità parrocchiale di San Pietro e Paolo, ma di tutta la cittadina di Agropoli. E quindi il mio auspicio è proprio che tutti gli agropolesi possano riscoprire sempre di più il centro storico e quindi anche servirsi di questi luoghi per ridare vita a questo luogo così bello, così significativo, e anche a dare il proprio contributo per che possa svilupparsi e crescere. Antonio, tu sei un po' il braccio insieme anche a Vito Rizzo di questa bellissima iniziativa per il centro storico di Agropoli. Ecco, lo hai definito un incubatore, questo oratorio. A che cosa ti riferisci? Un luogo dove le intelligenze, le passioni, ma dove gli aspetti relazionali possono essere valorizzati al massimo, sotto un'amorevole guida che può essere l'animatore, può essere l'esperto del gruppo, e quindi un luogo dove tirare fuori il meglio dei nostri giovani, dei nostri ragazzi e anche, perché no, di quelli meno giovani, che in questo luogo possono vedere un luogo di ritrovo, un luogo per stare insieme, un luogo di animazione. Piena soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, al gruppo di lavoro che ha realizzato il progetto. Devo dire che fare i complimenti a Don Carlo, ai collaboratori della parrocchia, per aver ottimamente gestito questo finanziamento regionale, aver dato nuovo lustro all'oratorio della Chiesa di Madonna di Costantinopoli. Hanno costituito dei locali molto utili, fruibili, hanno dato innanzitutto fruibilità a tutti, perché hanno realizzato le rampe di accesso per gli portatori di handicap, il bagno per anche dedicato a loro, quindi un'attenzione verso anche i più deboli. E poi è un luogo di aggregazione importante, secondo me, dove hanno inserito una biblioteca e soprattutto hanno messo a disposizione della comunità strumenti di carattere tecnologico, quali computer con connessione a internet, quali la lavagna LIM, per incontri e per fare degli incontri di carattere multimediale, e infine la biblioteca sia multimediale che diciamo cartacea. E questo, diciamo, rende il luogo veramente accessibile, utilizzabile a 360 gradi.